direi che è una campagna referendaria quasi unica. Certo, c'è stato il precedente del referendum acqua e nucleare del 2011, che era un referendum promosso dalle forze sociali, però qui l'arco di questioni è ancora più ampio e non è i referendum multipli indetti dai partiti. Qui davvero referendum sociali vuol dire che sono promossi da strutture sociali organizzate, da movimenti sociali e da reti sociali che si accollano per la prima volta con questa dimensione e questa larghezza di temi la responsabilità di lavorare insieme. I quattro quesiti scuola attaccano frontalmente la legge 107, una legge distruttiva, è una legge che avremmo voluto abrogare in toto, ma da un punto di vista tecnico e costituzionale non è possibile, quindi abbiamo preso i quattro punti più dirompenti e speriamo che quindi si capisca che insieme ai quattro quesiti scuola c'è un quesito trivelle di grande importanza, anzi un quesito che eliminerebbe le trivelle del tutto, mentre quello del 17 è parziale tutto sommato, e anche sul tema rifiuti, che è un tema importantissimo. Tra i referendum sociali anche una battaglia, una petizione per contrastare il decreto Madia, che di fatto renderebbe la situazione dell'acqua pubblica e dei beni comuni a prima del referendum vincente. Sì, abbiamo costruito come Movimento per l'Acqua questa alleanza sociale per i referendum che parlano di scuola, di trivelle zero, quindi andare oltre quello che sarà la scadenza del voto del 17 aprile sulla questione degli inceneritori, quindi no al nuovo piano strategico sugli inceneritori e poi anche sull'acqua. Sull'acqua perché questo nuovo decreto, che entrerà in vigore però a giugno, di fatto appunto è un decreto analogo a quello abrogato nel 2011, al famigerato decreto Ronchi, quindi rilancia fortemente le privatizzazioni di tutti i servizi pubblici locali, compreso il servizio idrico. È un fatto assolutamente grave e quindi noi siamo in piazza oggi in tutta Italia, insieme appunto ai referendum sociali, per dire no al decreto Madia e no al rilancio delle privatizzazioni.